Sei su voci.fm. Now back up, put the gun down, and give me a pack of tropical fruit bubblicious. The good guys dress in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. Il più famoso fra gli attori afroamericani del panorama hollywoodiano. Signore e signori, il principe di Bel Air, Will Smith. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Sicuramente pochi non conosceranno Will Smith. La sua carriera, iniziata come cantante rapper insieme al DJ Jazzy Jeff, decolla immediatamente negli anni 90. Prima in TV, con la celeberrima sitcom Willy, il principe di Bel Air, basata sulla vita reale di Smith, e in seguito vera icona del cinema. È infatti nel 1995 che la carriera cinematografica di Will Smith decolla. Dopo piccole parti in film come Grado di separazione e Made in America, Michael Bay lo sceglie come protagonista insieme a Martin Lawrence nel celebre buddy movie Bad Boys, seguito poi nel 2003 da Bad Boys 2. In seguito viene consacrato nei due ruoli più iconici della sua carriera. Da un lato quello del capitano Steve Hiller nel film Independence Day e dall'altro quello dell'agente Jay in coppia con Tommy Lee Jones in Men in Black, a cui seguiranno altri due film nel 2002 e nel 2012. Dopo diversi film blockbuster negli anni 90, nel decennio successivo Smith sveste i panni della star per vestire quelli dell'attore. Interpreta diverse parti, dimostrando non solo qualità comiche, ma anche drammatiche. Memorabili e commoventi le sue interpretazioni nei film Ali, dedicato al campione mondiale di boxe del 2001, La leggenda di Bugger Vance, La ricerca della felicità e Sette anime, diretto dal regista italiano Gabriele Muccino. La carriera di Will Smith è costellata di pellicole di genere diverso tra loro. Fantascienza, come i già citati Men in Black e Independence Day e Io Robot e After Art. Horror, Io sono leggenda. Commedia, Hitch, lui sì che capisce le donne e Focus, niente come sembra. Thriller, Nemico pubblico. Fantasy, Bright e supereroi, Suicide Squad. La voce profonda e baritonale di Smith e il suo stile recitativo da strada non era facile da replicare in italiano, ma nel corso della sua carriera sono riusciti a seguirlo molti bravi e importanti doppiatori: Fabrizio Vidale, Riccardo Rossi, Simone Mori, Pino Insegno, Francesco Prando, ma soprattutto due voci. Il primo, considerato da molti la sua prima voce ufficiale e televisiva, Edoardo Nevola, ricordato da tanti per la sua buffa caratterizzazione nella sitcom Willy il principe di Bel Air. Pur diversa dal timbro originale, Nevola, con la sua ironia, riesce a restituire perfettamente in italiano i siparietti comici di Willy, arrivando addirittura a rendere più memorabile la sigla italiana dell'originale. Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capavolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air. Il secondo è la sua voce ufficiale cinematografica, Sandro Acerbo. Da Men in Black, passando per Bad Boys 2, fino ad arrivare ai ruoli drammatici La ricerca della felicità, Collateral Beauty e molti altri, Acerbo, diverso anche lui timbricamente da Smith, riesce tuttavia non solo ad incollarsi perfettamente al volto dell'attore, ma a seguirlo in tutte le sue diverse performance ancora oggi. E voi, quale voce preferite? Continueremo ancora a parlare di doppiaggio qui, sul blog di voci.fm, il sito delle voci. Un saluto da Alessandro Delfino. Le voci più belle di Will Smith. Riccardo Rossi in 6 gradi di separazione. Io ritengo che l'immaginazione sia il passaporto che noi ci costruiamo per entrare nel mondo della realtà. Simone Mori in Bad Boys. Chiudi quella fogna, tappatela. Autista palle mosce. Quindi come una femmina, lo sai? Fabrizio Vidale in La leggenda di Bugger Vance. Sì, ho sempre pensato che un uomo si aggrappa al bastone come si aggrappa alla vita. Francesco Prando in Independence Day. Guarda, ti hai la navetta tutta abbozzata! Chi è il supermacio? Chi è il supermacio? Edoardo Nevola in Willy, il principe di Bel Air. Ma su con il morale, non fare quella faccia da cagnolino affamato. Cantiamo una canzone? Sandro Acerbo in Men in Black, Bad Boys 2, Hitch, lui sì che capisce le donne, La ricerca della felicità, Suicide Squad e Collateral Beauty. Come mi sentirei io se fossi in palestra e uno arrivasse di corsa e mi sparasse nelle chiatte? Fire up! No. Muoviti, no, negro, te ne devi andare! No. Se ti becco a cazzeggiare ti costringo a emigrare! Chi può credere che esiste un uomo in grado di sedersi accanto a una donna che non conosce e seriamente interessarsi a chi è e che cosa fa senza nessun secondo fine? Se hai un sogno,
tu lo devi proteggere. Voi dovete essere veramente matti. Sentiamo, qual è il vostro perché? Voci.fm, il sito delle voci.